Grazie. Buongiorno carissimi, come stiamo? Come siete? Io ho bisogno di sentire voi perché ne ho bisogno, perché vi racconto adesso una cosa mia, un mio problema, e ho bisogno di sentire voi. Ci siete? Sì. Io non ho sentito niente. Ci siete? Sì. Oh, buongiorno, buongiorno. Ragazzi, oggi vi parlo di public speaking. È strano per me parlare di public speaking. Supera le tue paure e riscopri il potere della tua voce. Se ti esce, aggiungerei. Allora, vi devo portare un attimino indietro di 3 anni. Vi ci porto per poco, però. 2020, pandemia. Io sono dentro casa mia, passano fuori le macchine. Ragazzi, state... Non hanno detto proprio ragazzi. State dentro casa, perché fuori c'è un problema. Meglio... No, io cammino. Me frega niente. State dentro casa, perché ci sono problemi per la vostra salute, eccetera, eccetera. Benissimo, inizia il... No, l'isolamento. Ok, terrificante. Ci siamo passati tutti, adesso siamo qua, ci abbracciamo, ci baciamo, bellissimo. 2 categorie di lavoratori. Quelli che possono uscire, quelli che possono rimanere a casa e lavorano da casa. Il digital, ok? Fantastico. Nel digital cosa succede? Ci sono dei tool tipo Zoom, StreamYard, Meet, che praticamente fanno un picco così. Questo perché? Perché iniziamo a fare delle call da casa continue. Alle 16 call, alle 16 e 1 call, alle 16 e 2 call, alle 16 e 3 call. Ora, questo che significa? Io lavoro da remoto, quindi lavoro da remoto significa che mi alzo dalla mia stanza, dal letto, faccio una capatina in bagno, vado nella mia stanza, il mio studio, un perimetro protetto, dove ci sono io, pure se faccio le puzzette nessuno mi dice niente, bello, ma in questo periodo tutti entrano dentro casa mia, da un momento all'altro. Entrano da casa mia, dentro casa mia, e non è bello. Non è bello, ma è bello. Allora facciamo webinar, facciamo speech, facciamo formazione, bla bla bla. Un mio cliente mi chiede, sai, ci sono delle ragazze che hanno bisogno di formazione, gliela fai? Certo, le conosco. Vi dico una cosa, cioè parlo di una cosa che conosco benissimo, facciamola. Inizio la formazione, parlo per computer, buongiorno. Ma... Il cuore inizia a battere in una maniera incredibile. Ragazzi, brividi, freddo. Caldo, non capisco più niente, zero, non capisco più niente. L'unica cosa che sono riuscito a fare è questa. Ho chiuso il laptop, ho preso il microfono, l'ho buttato, sono scappato dal mio perimetro protetto, dalla mia stanza, dal mio studio, e sono andato in salone, e mi sono trovato in salone così. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Una cosa che non è nelle mie corde, non sono io. Perché? Succede questo, non lo so. Allora, Marco, questa cosa impatta il tuo lavoro, ok, la tua professione, eccetera, eccetera, quindi qualcosa la devi fare, non puoi stare nelle mani in mano, eccetera, eccetera, vabbè, si risolve, c'è la famiglia, parlo con la famiglia, con gli amici, no, vado alla terapista. Ho sempre pensato, se vado allo psicologo, sarà lui a sedersi e io a fare il contrario, no, invece no, vado alla terapista, mi cerco, terapista perché è una donna, mi cerco qualcuno che non mi suscita nessuna emozione. Una foto neutra, una ragazza, sorriso, sfondo bianco, bellissimo, non mi suscita niente, vado a parlare con lei. Ottimo. Parlo con lei, inizio il mio percorso, là dentro, lei è squisita, si è divertita abbastanza a fare questo. Guardo l'orario. Ok. Inizio il mio percorso con lei fino a quando lei mi dice, Marco, dai, ok, mi hai raccontato tutto, ma dimmi una cosa, ma la cosa più brutta che ti può capitare, dopo che io le ho raccontato tutto, qual è? Qual è? Qual è? Che mi blocco. Questa è la slide più brutta che potevo creare nella mia vita, l'ho messa qua. Può succedermi che mi blocco e non è bello. Io sono Marco Salvo, lavoro nel team marketing di YTH che voi spero che conoscete.
ho dei clienti, partita IVA aperta dal 2007, quindi gestisco anche i clienti e bla bla bla. Marco, non mi frega niente di chi sei, chi ti conosce ti evita, quindi figuriamoci. Quello che vogliamo sapere è: che ti ha detto la terapista? La terapista mi dice: e allora? In che senso allora? E allora? E dopo che ti blocchi, che succede? Succede che faccio una figura brutta, no? Non è bello che mi blocco. E vabbè, ma che succede? E allora? Perché non ci provi, Marco? Detto, ma cioè, stai scherzando o stai dicendo vero tu? No, io sto dicendo vero, perché non lo fai? Detto, sai però cosa c'è? C'è che io per ora sto frequentando degli eventi che sono un po' particolari. Sono degli eventi molto belli, sono degli eventi dove c'è una cosa che non c'è da altre parti. Si incuriosisce, che cosa? Voi ci arrivate? Sì, no? No, sì? No? Grandissimi, ragazzi, la community. C'è la community. Marco, che è sta community? Di che parli? Parlo di persone che sono persone, che hanno rispetto per le persone. C'è un codice etico altissimo. Se tu hai un problema, vengono da te, ti aiutano. Non ti puntano il dito e dicono, ah, un problema. Assolutamente no. C'è questa cosa, quindi potrei provare a fare questo speech. Marco, figata, magari vengo anche io. Va bene, altre persone in community. Una psicologa in community magari potrebbe anche servire, no? Ok, ragazzi, io da questa piccola cosa gigantesca per me ho imparato tre cose e spero di rigirarvele, di tenermele e di continuare a praticarle. Una, sostituzione del pensiero. Non lo so se esiste in psicologia, magari sì, non l'ho studiato, però mi arriva qualche cosa di brutto, il mio cuore, ansia, cosa faccio? Devo venire allo speech, penso, la community, è tutto bello, è tutto tranquillo, il mio cuore batte sempre in quella maniera, così forte, però non batte più con la paura, batte col coraggio, che è diverso. Siccome noi siamo i pensieri, siamo i nostri pensieri, allora in quel momento diventa diverso ed è una cosa che vi invito sicuramente a fare. Convivere con il tuo problema. C'è il problema? Ti devi bloccare? Devi bere perché la salivazione è a zero? Fregatene. Ti piace fare gli speech? Ma chi se ne frega? Io sono qua, sto parlando e convivo con il mio problema. Ho fatto speech ovunque. Ho fatto rap, ho cantato. Davanti a palchi, cioè su palchi, davanti a un pubblico grande, grazie a un amico che lavorava in radio e quindi mi permetteva di fare questa cosa. E adesso sono qui a parlare di public speaking, problemi di questo. Convivo con il mio problema, ce l'ho benissimo, voglio fare gli speech, lo faccio. Parlo di public speech, cioè mi scavo la fossa da solo praticamente e lo faccio. Accettare chi sei diventato. Allora, a 20 anni facevo rap, salivo sui palchi? Benissimo. A 30 anni call center mi hanno macinato la testa. Signore, 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 pronto, buongiorno, pronto, buongiorno. Ok, 40 anni, un'altra cosa, ne ho 46, sono questo. Ok, quindi accetto chi sono diventato. La mia terapista me l'ha sempre chiesto, chi è Marco Salvo? Chi è Marco Salvo? Oggi le potrei dire che è una persona che prende di petto i problemi e cerca di risolverli. Ed è quello che io invito a fare anche voi. Anche a voi. Sono convinto che di là ci sono tantissime persone che hanno delle skill elevate. Non sbadigliare tu! Che hanno delle skill elevate, che potrebbero salire qua a dire la loro, fine, ma ha detto fine, potrebbero salire qua a dire la loro, ma magari si frenano. Io vi invito a venire qua perché parlare a un WordCamp è una sensazione, una cosa bellissima. Ci vediamo al prossimo speech.